aperture, io posso, immagino le pressioni economiche, politiche, non le giudico assolutamente, le rispetto, rispetto le decisioni di chi ci organizza, ci governa, però indubbiamente da medico la temiamo tantissimo. Qui dentro è molto più facile rendersi conto di questa cosa, là fuori, nei supermercati, per le strade, ci si dimentica un pochino. Durante la prima ondata sarà stata la paura, ma c'era molta più consapevolezza da parte della gente comune, che se dovesse ricapitare la terza ondata la gente sarà stanca, perché io capisco le problematiche economiche e questa stanchezza può portare a un disastro di cui ce ne pentiremo poi nel futuro. Ok, allora aspettiamo che togliamo il casco. Come si sente? Bene. Bene, respira bene? Ah, appetito? Sì. Per cui tra poco ci siamo, andiamo a casa. Tesoro. Perché non è con te? Si raddoppiano i pomeriggi, si triplicano le notti, si rinuncia ai recuperi, si fanno weekend consecutivi e ce l'abbiamo fatta. Però ogni sistema ha un limite e credo che sia questo il limite nostro. Qui ci siamo, ma facciamo veramente tanta fatica. Buongiorno. Allora, come va? Va bene. Ce la fa così? Ce la fa così? Non posso fare. Noi attualmente abbiamo 270 ricoverati e aprendo 9 reparti di medicina che si occupano solo della cura del malato Covid, abbiamo cannibalizzato gli altri reparti. Eccola qua! Buongiorno, buongiorno! Lo vede? Vede suo marito? Lo vede? Ci vediamo, ma io non ti sento. Anche quando fai questo, lo sai, quello. Momenti di crisi notturna erano tutti qua da me. La terza ondata perché sarà disastrosa? Perché ritroverà ancora i pazienti ricoverati della seconda ondata e veramente non ci sarà la possibilità né come spazi né come personale. Io sono un po' arrabbiato con tutti perché ci vuole la consapevolezza e il rispetto del prossimo.